Le storie dipinte di Dino Buzzati, Mondadori. È un libro, un po' antologia di racconti, un po' catalogo di una mostra, che raccoglie un gruppo di dipinti realizzati tra gli anni 50 e 70 di Dino Buzzati, un grandissimo giornalista e scrittore che aveva però il desiderio di passare alla storia, semmai come pittore. Opere particolarissime, dei quadri che sono delle storie dipinte o storie raccontate, quadri in cui le immagini, insieme a brevi didascalie, raccontano appunto delle storie, dando vita, con 30 anni d'anticipo, alla graphic novel. La pittura per me non è un hobby, ma il mestiere. Hobby per me è scrivere, ma dipingere e scrivere per me in fondo sono la stessa cosa. Che dipinga o che scriva, io perseguo il medesimo scopo, che è quello di raccontare delle storie. Curato da Lorenzo Viganò, uno dei massimi esperti dell'opera di Buzzati, il libro raccoglie un gruppo di quadri, una cinquantina in tutto, che furono esposti alla prima mostra personale dello scrittore pittore nel 1958 alla Galleria Remagi di Milano, una parte dei quali sono ora esposti qui alla Galleria Iannone, sempre nella sua Milano. Ha sentito Buzzati? Una inquietante, originale e anche un po' angosciante raccolta di storie figurate o di cronache pennellate che continuano a narrare e a sognare lo stesso mondo narrato e sognato dal Buzzati scrittore. Un mondo fatto di delitti, sesso, incubi, perversioni e fantasie morbose, per dire come la grande arte e la grande letteratura alla fine coincidono. Qui dentro, in questo libro, in questi quadri, c'è tutto. Ci sono antiche paure e nuove ossessioni, fiabe per bambini e storie erotiche per adulti. Qui dentro c'è Max Ernst, c'è De Chirico, c'è Magritte, ma c'è anche la pop art, Diabolik, la pubblicità e la fotografia di Man Ray. C'è la cronaca nera e la cronaca vera. Soprattutto qui dentro c'è il senso profondo della vita e della morte, colto da uno strano artista che si chiamava Dino Buzzati, un artista che con una mano scriveva e con l'altra dipingeva e con tutte e due insieme raccontava storie splendide e terribili. Thank you.